Abbiamo indetto questa conferenza stampa per presentare un nuovo progetto politico e per comprendere appunto il messaggio che lanciamo oggi. Partiamo appunto dal nome del nostro progetto, che è Fano Cambia Passo, Luca Serfilippi Sindaco. Un messaggio netto ed evidente e un invito a rilanciare la nostra città. Sono parole che fissano e rappresentano tre punti fermi. Fano cambia passo. A coloro che hanno aderito, oggi presentiamo i soci fondatori e futuri candidati della lista civica. Fano deve essere un modello capace di sfruttare il proprio potenziale. Fano Cambia Passo rappresenta anche un appello alla partecipazione attiva. Da un mese abbiamo iniziato come coalizione per Fano, ringrazio i segretari presenti, gli altri partiti, tutti coloro che mi sostengono. Noi vogliamo coinvolgere le nostre comunità, tutti i quartieri, per la costruzione del futuro della nostra città, perché spesso quello che è mancato in questi anni è proprio il dialogo. Per me è un progetto molto ambizioso, stimolante. Il nostro civismo esprime competenza, inclusione e meritocrazia. Vogliamo mettere al centro i valori e dare vita ad una partecipazione diretta. Un agire che partendo dal basso, quindi partendo veramente dalle persone, si attiva per trovare risposte efficaci, affinché appunto la nostra comunità sia più attiva e piena di energia. Questo è un progetto che guarda al civismo, un civismo partecipato, condiviso e territoriale. Noi chiediamo la fiducia dei cittadini perché siamo credibili e abbiamo tutte le qualità per interpretare il cambiamento di cui abbiamo bisogno. Le persone che presenterò dopo sono coloro che lanciano oggi insieme a me questo progetto, rappresentano i bisogni della nostra città e sono espressione di professionisti e generazioni diverse tra di loro. Un movimento, quello che presentiamo oggi, che mette al centro il cittadino. Sono convinto che alle prossime elezioni, naturalmente dipenderà da ognuno di voi e da me, questo progetto potrà e dovrà fare la differenza. Ci impegneremo, come ho sempre detto dal primo giorno, per Fano, per rendere una Fano più sicura, più accogliente, più condivisa, più inclusiva, ma soprattutto più bella. Lo faremo con passione e lo faremo soprattutto con il cuore. Grazie a tutti per essere qua.